per accontentarmi delle briciole, concentrato e molto attento, si va con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono, perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti hanno paura che l'amore è un inganno, oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ci starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi e che ti fidi. Un giorno avevo il vento che mi accompagnava su una pecora. A volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola? Se tutti quanti lo sanno, hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna, sai quante volte non pensavo a tua nonna. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone, che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto, chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un settimo momento volerò, ma non troppo in alto. Bobbia, ciao Giuseppe! Benvenuto. Ciao. Senti, sei reduce dal Festival di Sanremo che è stato abbastanza movimentato, no? Per te. Madonna, davvero, guarda, mi sono divertito tanto, però è stato bello. È bello. Io ti voglio ringraziare perché sei stato nostro ospite a gennaio, sei ritornato qui con noi. Ti ricordi quando abbiamo fatto l'omaggio a Sergio Endrigo? Sinario. Però oggi vogliamo cantare le tue canzoni, le vogliamo cantare, le vogliamo ascoltare. E devo dire che nei tuoi brani tu hai sempre, diciamo, posto l'accento a problematiche attuali, perché hai parlato di problemi di bulimia, hai parlato anche degli incidenti del sabato sera, hai sempre avuto un occhio di riguardo, diciamo, riguardo proprio ai più piccoli, parlando dell'innocenza, dell'infanzia, addirittura parlando anche della somministrazione di psicofarmaci ai bambini, insomma tutti temi importanti. Beh sì, è bello anche quando uno fa il cantautore, vendi dischi, fai gli autografi, fai concerti, scrivi tante canzoni d'amore, che è bello anche trattare l'argomento dell'amore, però è bello anche impegnarsi sulle varie tematiche. È vero, così ci vuole proporre qualcosa, una riflessione di più, è giusto, è giusto. Senti, nei tuoi concerti tu spesso canti questa canzone, La cura di Battiato, che è un brano straordinario, che devo dire è introspettivo. Te la dedico. Ah sì? Sì, no, perché dedico. Devo dire che è una canzone che entra proprio dritta nell'animo femminile, ma immagino anche maschile. Serenità meglio? Di felicità, non sono d'accordo, andiamo. Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per dar non farti invecchiare. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Oh, io sì, avrò cura di te.
Che voce. Grazie Giuseppe. Senti una cosa, allora nel 2006 tu hai vinto il Festival di Sanremo con il brano, tutti lo ricordano come il brano dei Piccione, anche se in realtà si intitola... È vero, vorrei avere il becco. Vorrei avere il becco. Infatti non mi arriva la CIA perché nei piano bar scrivono il Piccione. È vero, se la ricordo. Però nel 2005 tu sei stato il vincitore morale del Festival di Sanremo, anche se eri fuori concorso con il brano Quando i bambini fanno. Credo che tu abbia, ti sia aggiudicato Latino qualcosa. È andata bene. È andata molto bene. Ce la cantiamo. Senti, la dedico, posso dedicarla? Certo, volentieri. Ciao Emma. Ciao Amelia. Le tue bambine? Mua, le mie bimbe. Sì, giusto. Quando i bambini fanno, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Era una bambola, un robot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però e mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua, e ognuno è perfetto, uguale il colore. Viva Luisa, perché ha capito cos'è l'amore. Questa canzone e quanto la canterò. Senti, puoi venire con me da questo lato? Sì. Perché di modo che lasciamo questo spazio per questa splendida orchestra. Buonasera, il nostro maestro Comito, tutti quanti. Sto dicendo di modo che si organizzano, perché adesso ci canterà il tuo brano di Sanremo, Luca era gay. Che tra l'altro all'interno del tuo CD Centravanti di mestiere. Sì, si chiama Centravanti di mestiere, quindi perché faccio un po' di pubblicità. No? Sì, ho fatto il calciatore. E all'interno di questo CD c'è una a parte 10 canzoni bellissime. Sì? C'è questa traccia che si chiama Live in Web, dove se uno è a casa è impossibilitato da venire a vedere un concerto.